Oggi parliamo di finanziamenti che non hanno rate fino al prossimo anno. Parliamo del fatto che un po' di interessi si formeranno lo stesso e parliamo del fatto che la banca potrebbe calcolare interessi su interessi e rendere più caro il contratto. Conoscenza o libertà? Per capire come siamo arrivati a questo e a pensare che potesse essere ricondiviso da tutti, amici, parenti, clienti, perché fosse utile a contrastare una fastidiosa anomalia diffusa dal sistema bancario, bisogna fare un passo indietro di qualche settimana. Nota operativa. Prima di procedere, accendete il computer e la stampante e cliccate sul link sopra o sotto il video, a seconda dello strumento che state utilizzando, e potrete scaricare e stampare l'infografica che ho in mano. Dimenticate il foglio. Bisogna tornare quando mio nipote di quarta elementare mi fa notare una sera che una pubblicità è molto interessante. Dice che comprando si è molto fortunati. Si può ritirare il prodotto, usarlo per 6 mesi e non spendere nulla, perché neanche le rate ci sono da rimborsare. Gli rispondo che non è proprio così. Ma lui insiste e mi dice: "Ma zio, ma anche e fanno tutti la stessa cosa, quindi non è possibile che non sia così." Direi che urge un chiarimento. Che non ci siano le rate è chiaro. Come funzionano gli interessi mi sembra sfugga qualcosa. E allora ho cercato di spiegargli. Gli spiego che il guadagno delle banche proviene dal farsi pagare il tempo che attendono i rimborsi da parte dei clienti. Gli spiego anche che questo tempo è remunerato dagli interessi che vengono prodotti man mano che il tempo passa. Gli spiego anche che anche se non li vede, se la banca ha deciso di calcolare gli interessi, quegli interessi da qualche parte finiscono. Non spariscono mai per magia. Ma come quasi per magia, se la banca ha il finanziato, somma anche gli interessi che sta calcolando nei mesi che attende, senza rate, il debito cresce. E cosa succede se il debito cresce? Gli interessi che produce quel contratto sono molto più del previsto. Questo fenomeno produce molte cose. Produce anatocismo, sono interessi su interessi. Può produrre un tasso di interesse superiore a quello sottoscritto. Può produrre un montante interessi maggiore da quello percepito dalle informazioni che la banca ci ha dato in sede precontrattuale. Le soluzioni pratiche a questo problema sono due. La prima è dire come mio nipote: "Zio, io ho un sacco di giochi, non ne ho bisogno di comprarne degli altri." Se invece avete necessità di comprare qualcosa e gradite quell'offerta che vi sta proponendo la banca, la cosa fondamentale è farvi consegnare il piano d'ammortamento prima di firmare il contratto. Dovrete verificare semplicemente che il percorso del debito non cresca mai, parta dalle somme che avete concordato finanziare e scenda fino a zero senza mai crescere. In questo semplice controllo si distinguono facilmente i contratti trasparenti da quelli opachi. Infine, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Nei prossimi giorni renderemo disponibile un documento tecnico che allarga il ragionamento, oltre all'infografica che potete sempre ottenere tramite il link vicino al video. Ho voluto condividere questo video perché è un piccolo strumento di autonomia e consapevolezza. Noi di Outliers siamo convinti che la conoscenza comporti della responsabilità. Per questo chiediamo anche a voi di condividere questa piccola informazione, perché la conoscenza è libertà.